Per il ruolo che ricopro di sindaco di Napoli e quindi per il ruolo istituzionale che rivesto, non è stata semplice la decisione di non esserci oggi al vertice, al convegno tra il governo italiano e il governo tedesco a Napoli sull'apprendistato. In rappresentanza del comune ci sarà l'assessore al lavoro che interverrà sostenendo, affermando e illustrando quello che finalmente si dovrebbe fare per il lavoro nel nostro paese, in questo caso nella nostra città, nel nostro sud. Ho deciso di non esserci perché per il lavoro sinora nella nostra città non è stato fatto nulla da parte di chi ha responsabilità di governo. Anzi, è stata una città che anche recentemente è stata lasciata sola. Siccome il diritto al lavoro è il primo diritto della Costituzione repubblicana, l'Italia è una repubblica democratica che si fonda sul lavoro e per il lavoro ho combattuto da magistrato e oggi da sindaco le battaglie più importanti della mia vita, anche da studente, da universitario, ritengo che sia giusto non esserci per protestare contro l'inesistenza delle politiche del lavoro, per protestare nei confronti di un governo che considera un cacciabombardiere più importante di una scuola. Un caccia che porta distruzione è più importante di un bambino, perché le politiche ci hanno costretto a tagliare servizi essenziali e noi anche a questo ci siamo democraticamente ribellati, garantendo i servizi essenziali, esponendoci in prima persona. Se fossimo andati dietro alle politiche di governo, avremmo dovuto addirittura chiudere gli asili nido e le materne all'inizio dell'anno scolastico. Per noi l'istruzione vale più dei cacciabombardieri. Per noi un bambino vale più delle politiche di morte, per noi il lavoro vale più del capitale ed ecco perché dopodomani siamo a Pomigliano per le lavoratrici e i lavoratori per il lavoro. Quindi sarò io andare a Roma nel a ringraziare quando ci sarà un governo che finalmente si accorgerà di quanto fondamentale è il lavoro per contrastare le mafie, per dare al paese un futuro e per garantire la dignità della vita a ogni essere umano. Noi come città garantiamo ovviamente, grazie al lavoro di tutte le istituzioni, questo evento, perché è una città che accoglie eventi istituzionali ed è una città che garantisce dissenso, manifestazione del pensiero. Napoli è una grande città democratica che ha rispetto per il governo, ma noi rispettiamo oggi soprattutto tutti quelli che si sentono umiliati dall'assenza totale di politiche per il lavoro. Quindi riteniamo che sinora non ci sono fatti e non pensiamo sia utile poter partecipare a questo tipo di iniziativa.